personaggio maschile dei romanzi dell'allieva, in cui questo famoso Claudio Conforti, che non è naturalmente il nostro professore, perché sennò la questione, ripeto. Era grave, ma non è nessuno, se no pensi lei anche io che bei problemi che avrei avuto, ma non è, si inserisce tanto di più, ripeto, in quel tipo di Ecco, narrazione però. alla Iaro Grey's Anatomy, cioè ci voleva il personaggio carismatico, forte, un po' mascalzone, cioè ci voleva. Faccio un appunto personale, perché io in realtà in Claudio Conforti mi rivedo molto in quando Ma stavo questa cosa a visti. me mi ha sempre fatto sorridere, nel senso che tutti si sono rivisti in Claudio Conforti. Cioè, quindi, insomma, No, parliamo. perché questa cosa, adesso non voglio far ridere la platea né del vanto, ma l'avere 60 anni oggi, 20 anni fa, nel momento in cui le donne sono entrate in maniera importante in istituto, è stato molto divertente. Ma lo credo. Per il sottoscritto, Ma voglio dire. non faccio Ma fatica. questo è un appunto personale, ma in realtà è un cambiamento, era stato veramente un cambiamento di mondo, eh. Ecco, c'è ritornando alla questione della commedia, volevo trattare questa faccenda del macabro, no? Perché è chiaro che l'avvicinamento a questo tipo di letteratura gialla, che è di filmografia, serial, eccetera, rispetto alla medicina legale. È chiaro che c'è un interesse per il macabro. Nei suoi romanzi, come dire, nelle fiction che sono state tratte dai suoi romanzi, il macabro esiste come sfondo, ma in realtà l'ambiente non è macabro in sé, no? Cioè, l'ambiente in cui mi sono sempre trovato a lavorare io certamente era più macabro. Sì, ma appunto quando è stato anche insomma poi insomma che è partita la serie della Rai mi sono resa conto che invece quello che è una cifra delle serie TV e la mia non fa eccezione, è un discorso di aspirazionalità, la chiamano proprio con questi termini là, e quello che ti dicono è la fiction deve essere aspirazionale. Per cui anche il mondo dell'allieva è stato poi tanto, cioè nel mondo dell'allieva è stato tanto calcato la dimensione dell'istituto come un luogo, diciamo, molto, cioè di cui, cioè che potesse essere, interessante e affascinante poter frequentare. E la situazione del macabro, esattamente come facevo prima l'esempio, no, della signora in giallo, è un qualcosa che non. Che non riesce in realtà a darti angoscia. Io stessa l'ho voluta così, cioè non ho voluto dipingere quel tipo di medicina legale, che pure naturalmente è reale, però l'ho voluta un po' raccontare come può essere nel quotidiano. Io mi ricordo quando io ho assistito alla prima autopsia, che ancora non ero neanche specializzando, ero soltanto interna. Tornata a casa la sera non ho potuto cenare, sono stata male 2 giorni, ma anche perché era un suicidio, quindi io. Per 2 giorni questa cosa l'avevo vissuta tantissimo, il suicidio di un ragazzo. E poi in realtà in qualche modo mi sono resa conto che volta dopo volta dopo volta ci si abitua anche a questo e riesce a lasciartelo alle spalle, che è invece una cosa che alla prima volta non riusciresti a fare né ora né mai, invece poi diventa il tuo quotidiano e accade che esattamente come ogni cosa l'essere umano si abitua e lo normalizza. Ecco, e allora proprio perché era stato da me così tanto digerito psicologicamente questo aspetto, probabilmente poi è giunto così anche nei libri e anche nella serie TV, unitamente al fatto che, come dicevo, c'è l'aspetto della commedia e poi c'è l'aspetto che ti insegnano per prima cosa quando vai in Rai, cioè che la fiction, quantomeno quella Rai, deve essere, per l'appunto, ripeto il termine, aspirazionale. Quindi devi andare verso quella direzione, devi diventare qualcosa che le altre persone hanno voglia di fare anche loro. Com'è stato il rapporto? Perché attualmente non si dice l'età della dottoressa Gazzola, ma la dottoressa Gazzola è Ah, si può molto dire, giovane, e ha non cominciato imbarazzo. molto giovane, e in più va in televisione, come dire, da molto giovane, che deve essere stato un impatto molto forte da un punto di vista, come dire,
psicologico anche per lei in questa atmosfera, insomma, che è completamente diversa dal mondo, persino anche dello scrittore, cioè, voglio dire. Sì, ma è così, ma in generale io dico sempre che comunque anche provare a pubblicare, dico sempre che è stato veramente un atto di incoscienza dell'età, perché ero veramente, dunque quando poi il libro è stato comprato, perché è stato comprato già un po' di tempo prima che poi venisse pubblicato, io appunto ancora non avevo nemmeno 30 anni, mi pare ne avessi 27, e allora dico ci ho provato veramente per l'incoscienza dell'età, l'avessi fatto oggi. Probabilmente non mi sarei lanciata perché sono diventata nel frattempo una persona paradossalmente più riservata, più timida e paradossalmente anche più insicura. Quindi magari oggi non l'avrei neanche fatto. Lì c'è stata veramente l'incoscienza dell'età esporsi, no? In questa maniera appunto anche al giudizio, no? Delle persone che hanno letto i libri, che poi hanno visto la serie, cioè è stata una cosa che all'epoca ho sopportato secondo me perché ero più giovane. Ciò detto, trovarsi nel discorso insomma della serie TV, la verità è che è stato talmente tanto poi esaltante che tutte le altre cose sono venute in secondo ordine. E c'è questa cosa dell'Alessandra Mastronardi, che è diventata poi la protagonista della fiction televisiva, che è un po' una fidanzatina d'Italia, adesso voglio dire, come c'era la fidanzatina americana, lei ha questo tratto, piace molto, credo piace molto agli uomini e alle donne da un certo punto di vista, perché. È molto carina e poi è stata molto brava nella parte. Sì, sì, Lei sì. se la vedeva così, comunque, Ma sì, nonostante. io non ce l'avevo proprio, non l'avevo mai visualizzata e anche nei libri ho sempre evitato di descrivere lei come fosse, cioè il suo colore di capelli o di occhi. Raccontavo che era bassina, cioè la facevo come dire, ironizzare sul fatto di essere appunto di bassa statura, questo gliel'avevo dato come tratto, però non l'avevo dato molto altro, non la distinguevo perché oltretutto questi libri è il motivo Ma per la cui. Mastronardi è bassina. Allora in realtà sì, cioè Ecco, molto, perché noi non lo molto, sappiamo, eh. non sembra in TV, non te ne rendi conto quando poi dal vivo è veramente piccolina. No, Comunque anche lei Dustin Hoffman, è ancora più. e anche Tom Cruise è un vero nanetto, quindi non è un problema. Però poi alla TV, No. diciamo, hanno poi quella presenza scenica per cui va tutto in secondo piano, quindi anche Alessandra, ripeto, è minuta come tipo, però non te ne accorgi quanto lei è Certo. minuta quando la vedi in TV, ma Ecco. era perfetta, sì, Ecco, assolutamente. a un certo punto la sua vita però cambia un po', perché in realtà questo spostamento che lei ha per motivi di famiglia, perché segue suo marito, che è un nostro collega anche lui, che va a Verona e che quindi cambia completamente l'ambientazione, cioè Verona è una città molto austro-ungarica da un certo punto di vista. Al di là delle sollecitazioni letterarie shakespeariane e della presenza dell'arena, quindi con questa cosa internazionale dell'opera, Verona, che è una delle più belle città italiane, è Sicuro. davvero una delle più belle città, ed è una delle città che ha la più alta qualità di vita, peraltro, italiana. Confermo, si È sta così, bene. Io no? ce l'ho, cioè, Messina mi manca da morire ed è sempre un sentimento struggente, però devo dire che poi qua sto bene all'atto pratico, insomma, questo. Non lo nego. Ecco, quindi c'è questa trasformazione e io non so se questo condizioni anche il passaggio a questa nuova fase della sua scrittura e alla creazione di questo nuovo personaggio che è Costanza Macalè, che non è più un medico legale, anche se fa cose da medico legale, e che è legata forse a una nuova passione della dottoressa Gazzola, che è la paleopatologia, giusto? Ah, sì, diciamo, io a un certo punto, mentre ero già qua a Verona, mi ero già trasferita da poco, in maniera del tutto casuale mi sono imbattuta in questo servizio su un TG regionale,
e in cui si parlava di questo team di paleopatologi che era stato a Verona, aveva fatto degli studi sui resti di Can Grande della Scala, e ho scoperto che appunto questo team di paleopatologi al suo interno aveva anche l'anatomopatologo, e che difatti la paleopatologia, che magari noi non studiamo durante, insomma, il nostro corso di studi, ha al suo interno archeologia, antropologia, tante cose. L'ho trovata comunque, da un punto di vista narrativo, estremamente stimolante. Poi, ovvio, non ti dà quel brivido, secondo me il brivido della medicina legale è insostituibile, ecco, non è un rimpiazzo questo. Diciamo che è un'altra possibilità narrativa che secondo me si poteva esplorare, l'ho fatto con molto interesse. Sono andata in effetti anche agli scavi a vedere un po' loro come lavorano. Sono andata sia in istituto sia proprio sul campo. Hanno questi scavi in un posto in provincia di Lucca che si chiama Alto Pascio, perché fanno la scuola estiva ogni anno, che peraltro è frequentata prevalentemente da americani. Insomma, io l'avevo trovato una cosa molto stimolante, allora anche un po' per cambiare, perché oggettivamente della lì avevo fatto 8 libri, 3 serie TV. Come dire, per provare a fare qualcosa di nuovo mi era sembrata un'ottima Allora, idea, ma allora infatti è stata do una due buona idea. notizie di servizio, non solo di servizio, ma anche per la dottoressa Gazzola, che così potrà ulteriormente incrementare le sue conoscenze di paleopatologia, perché ha sul sito Simla trovate e lo troverete prossimo anche come lancio a tutti quanti un servizio su un lavoro che ha effettuato l'equipe di Parma della professoressa Cecchi su Alessandro Farnese. Questa è una cosa. L'altra cosa è che il 29 ottobre qua a Catania ci sarà un congresso internazionale che si occuperà, e come no, di paleopatologia proprio a Catania, quindi altre cose con grandissimi esperti internazionali, un convegno internazionale e una prossima apertura di un grande museo di patologia forense e di antropologia forense, compresa con grandi settori dedicati alla paleopatologia, che l'Istituto di Medicina Legale con la professoressa Cattaneo sta curando e sta ormai ultimando. Quindi vede che in realtà Oh, ma è medicina sicuramente legale interessante. è No, ma molto la presente in medicina, queste cose. sì, ma infatti assolutamente c'è. È che devi avere, secondo me, anche quell'interesse per la componente storica. Ecco, perché tutto converge in quella direzione, cioè deve interessarti cioè l'idea di scoprire magari appunto cose relative al passato, di fare altri tipi di indagini. È un tipo di approccio che ovviamente per ragioni facilmente intuibile e diverso da quello della medicina legale. Per me non meno interessante, intendiamoci. Io l'ho amato molto, però non è che ora magari penso di fare io la paleopatologa, ecco, questo No, non. no, 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 ecco, no, però no, no. per darle. Però l'interesse verso questa cosa c'è, io l'ho potuto toccare con mano, perché comunque questa serie di costanza, che è più breve, più piccolina, però comunque è andata molto bene, e io personalmente ho amato molto scriverla, cioè è stato per me un ottimo modo per Però è inutile che lei ripartire si da me stessa dopo schernisca. Elite. Dal Come? punto, posso dire, è inutile che lei si schernisca dal fatto di dire: ah, però l'autobiografia non c'entra. Curiosamente, questa Costanza viaggia dalla Sicilia, Ma viene è da l'unica Verona. cosa che le ho dato. È un punto del resto non c'è l'autobiografico, però allora con Alice il punto di contatto che ero io specializzando in medicina legale, e lei pure lo era, e c'era questo punto di contatto. Tutto il resto poi era diverso, ma questo è un punto di partenza importante. A Costanza ho dato questo aspetto che chiaramente è mio, l'essermi dovuta spostare dalla Sicilia a Verona, ma tutto il resto della storia no. Per cui io dico sempre una cosa, che l'autore è presente nel libro non esclusivamente in un personaggio, cioè è inevitabile che tutto il mondo emotivo, o in certi aspetti anche esperienziale, dello scrittore finisca nel romanzo, però non si deve commettere l'errore di pensare che finisca in un unico personaggio, che è quello principale, perché magari alcune cose che penso io le ho fatte dire ad altri, cioè lo scrittore finisce nel romanzo, questo è indubbio, non può essere una cosa distaccata da sé. Il libro, però non, diciamo, il concetto di autobiografico io, come dire, sempre un po' cerco di entrare nello specifico per far capire: non sono io, non è la mia storia, nonostante il libro sia scritto in prima persona, ma libri scritti in prima persona ce ne sono tanti. Io libri, oltre a questi qui della serie di medicina legale, ne ho fatti anche altri, ma non sono io, ecco. Però io ci sono nel libro.
Però facciamo un attimo di pubblicità come si fa Domenica In e come si chiama l'ultimo suo libro La costanza è un'eccezione. La Costanza è un'eccezione che è ambientato a Venezia, se non sbaglio, Sì. che tratta di un caso di vampirismo che è argomento affascinante per tutti perché l'antote, il non morto, Sì. viaggia sempre nelle nostre fortunatamente i nostri non si muovono, cioè perlomeno io non ho avuto esperienze di questo tipo, professor Zoia forse sì, ma non c'è, ma ve la racconto un'altra volta questa storia. E io ringrazio veramente di cuore la dottoressa Gazzola che è stata qui con noi e ci ha dato questo grande piacere per questa piccola intervista, per quello che possiamo fare. Posso dire, Alessia Gazzola, una di noi, no? Va Allora, bene. devo dire, io sempre un po' in punta di piedi perché mi rendo conto che adesso poi che io abbiamo preso una strada diversa, a volte faccio un po' fatica, a volte mi dico anche, ma forse chissà, mi dovrei anche, cioè non dovrei neanche più rinnovare l'iscrizione all'Ordine dei Medici, però è un No. cordone che non riesco a tagliare, devo essere onesta. Ma no, ma rimanga con noi, guardi che adesso la coinvolgiamo in un sacco di Va scemenze. bene, a disposizione. Io vi ringrazio insomma di aver ascoltato così le nostre cosine, così di distrazione. È stato un elemento di distrazione rispetto al resto e vi ringrazio. Allora, grazie ancora, dottoressa Gazzola. E a risentirci a presto. A presto, grazie, buon proseguimento. Arrivederci.